sì, lo stavo aspettando. Allora, prenda nota, Via Tommaso d'Aquino 18. È un villino singolo? Sì, single. Anche i villini sono single. Sì, arrivederci. A presto, a presto. Prego, si accomodi. Scruto e vedo? Sì, signore, scruto e vedo. E deduco. Ah, bene, bene. Mi deve scusare se l'accolgo così. Lei è il direttore? Per servirla, Stanislao Trovosi. Non vada all'apparenza. Questa non è la mia faccia. Ah, no? Una delle mie tante trasformazioni. Devo sembrare un colonnello a riposo. Necessità del mestiere. Parire non essere, essere non parire. Chissà quante volte le sarà capitato di trovarsi vicino un uomo autorevole, un impiegato in pensione, un soldato, un sacerdote, una domestica, un ragazzo, trombi, sempre trombi nelle sue innumerevoli trasformazioni. Dunque mi dica, di che si tratta? Si tratta di un caso piuttosto delicato. Non si preoccupi, segretezza e discrezione. Sì. E questo è il motto della nostra agenzia. Posso sentire? Prego, prego, si accomodi pure. Grazie, si accomodi anche lei. Dunque, si tratta. No, basta, basta. Ho già capito tutto. Ah. Lei ha dei sospetti su sua moglie. E come lo sa? Caro signore, questo è l'ABC del mestiere. I nostri clienti si dividono in due categorie. Allora, quelli che vogliono far sorvegliare la donna prima di sposarla e quelli che la vogliono far sorvegliare dopo che l'hanno sposata. La fede che vedo al suo dito mi indica che lei appartiene alla seconda categoria. Stamattina non ha fatto la barba. Nulla sfugge al nostro sguardo indagatore. Lei ha l'aspetto tipico, la facies dell'uomo che sospetta. Io la facies? Che facies? Non si preoccupi, Stanislao Trombi è un pesce. Una tromba. Da quant'è che la tradisce? Ma non mi tradisce affatto, ma chi gliel'ha detto che mi tradisce? Ah sì, già ho capito. Lei non è ancora sicuro, dubita. Vuole avere una prova. Benissimo, gliela daremo. Adesso metterò subito a sua disposizione uno dei nostri migliori seguaci. Nulla sfugge al suo fiuto infallibile. Un attimo, un attimo. Pronto, scritto e vedo, sì, sono io. Chi è all'apparecchio? Ah, bravo, proprio te, cercavo. Ho un affare molto importante. Vieni subito qui. Vieni subito. Via Tommaso d'Aquino 18. Vieni subito, subito, fai una sveltezza. Ecco fatto, sì. 300 euro. Non ce l'ho adesso. No, no, non si preoccupi, me le darà poi. Sì, va bene, sì. Un piccolo racconto sul paese. Sì, è una costruzione del mestiere. Sì, sì. Intanto mi dica, desidera una torpeglianza di primo, di secondo o di terzo grado? Scusi, non capisco. Te lo spiego. Sì. Allora, di primo grado, limitata a certe ore e a certi luoghi indicati dal cliente. Di secondo grado, dalla mattina alla sera, con documentazioni fotografiche. Di terzo grado, estesa anche alle ore. Di terzo grado, di terzo grado! Pure con fotografie. Con fotografie! A colori. A colori. Sono più belle. Sì, 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 sì. Ecco fatto. Sì. Allora, fermi qui, Contratto, sì. Duplice, copia. La penna per cortesia. Sì, ecco qui. Senta, e poi prenderete nota di tutto? Tutto, tutto. Ora per ora, minuto per minuto.
minuto. Guardi, guardi, le faccio vedere un po' come lavoriamo noi, eh? Allora, qui ci sono i nostri moduli per i rapporti quotidiani. Allora, qui ci sono indicate le ore, qui le località, qui le persone presentate, qui la durata dei colloqui e le annotazioni. Per esempio, baci, scambi di biglietti, sguardi prolungati, abbracci. Sì, 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 va bene, va bene, va bene. Senta, e quando potete cominciare? Subito, appena arriva il nostro seguito, ma a proposito dovrebbe essere già qui, non capisco, ormai non può tardare che pochi minuti. Va bene, senta, allora lo aspetti lei, così io intanto mi vado a cambiare, va bene? Io mi faccio dare, gli do tutte le indicazioni, sì. Mi raccomando, lei non si dimentichi 200 euro. No, no, no. Mi raccomando, mi raccomando. Oh, mi sembra che hanno suonato il campanello, deve essere lui. Io vado di là. Prego, si accomodi. Trombi! Ah, sei tu! Ciao, come va? Ciao Tito, sono te, sono io proprio che cercavo. Ce n'è, ce n'è un altro, eh? Ed un altro chi? Un altro marito che vuol far sorvegliare la moglie. Ah no, basta, ma tutti a me devono capitare. Ma lo sai che non mi piace questo genere d'affari? Non puoi occupartene tu? Ma come faccio? L'affare di Andranini, la vedova Baretti, il pedinamento Capulto, non ho un minuto di tempo. Anche Michele è impegnato. Pure. Ma perché non ti piace? Ma perché? Perché mi sembra una vigliaccheria far sorvegliare le mogli degli altri. Povere disgraziate, se ne vanno in giro tranquille, serene, sorridenti ed io dietro a spiarle, a svelare il loro segreto a dei mariti imbecilli. No, no, mi ripugna, mi disgusta. Questa poveraccia qui, ad esempio. Chi è? La signora D'Ameli, la vedova di quel veterinario. Ancora niente. Niente, niente, guarda. Allora, uscita alle 10 con Fratellino, andata dalla Sara. Per Bacco c'era il Fratellino. Tornata a casa a mezzogiorno con Fratellino, alle 2:30 è arrivato l'elettricista, si è fermato fino alle 3:15. Sei sicuro che fosse veramente l'elettricista? Aveva la borsa degli attrezzi e poi c'era in casa anche il Fratellino. Alle 5:30 uscita col Fratellino. Ah, ma questo Fratellino è sempre con lei. Pare di sì. Ah, non, 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 non. Quest'affare mi piace molto. E perché? Ma perché, perché? Ti paiono questi rapporti da consegnare ad un marito? Entrata con il Fratellino, uscita con il Fratellino, la sarta, l'elettricista. Io ho annotato scrupolosamente tutto quello che ha fatto. Sì, va bene, ma un po' di fantasia, ma che diavine! Ma mettiti un po' nei panni del veterinario, ma noi che figura ci facciamo con lui? Allora, lui ci ha ingaggiato, ci ha ingaggiato, ha pagato fior di quattrini, crede di scoprire chissà quale pasticci sul conto di sua moglie e invece niente. Vabbè, poveraccio, ma se non fa niente di male. Ma che c'entra? Ma se non fa niente, si inventa. Si inventa? Ma sì, ma niente di grave, una piccolezza, una sciocchezzuola, tanto... per dare un po' di soddisfazione a quel povero uomo, no? E la chiami soddisfazione? Come si vede che non sei psicologo? Mettiti in testa che quando un marito decide di far sorvegliare la moglie è già convinto di essere tradito. E se noi non scopriamo niente, che cosa fa? Ci rimane male, rimane deluso e pensa che gli abbiamo truffato i quattrini. Perché si è rivolto a noi il veterinario? Perché? Per avere la prova di essere becco. E dagliela questa prova, no? E fallo contento. Ma è possibile che qui non c'è un cane che possa fare un po' di corte a quella donna? Possibile? No, non c'è. Ma non credi che esistano delle mogli fedeli? Sì, forse. Non so, qualcuna ce ne sarà certamente.
Sì, eccolo, sì. Ma è possibile che proprio a noi debba capitare una riella del genere? Io adesso però ho un appuntamento importante con la vedova, devo andare. Tu prendi tutte le indicazioni e mi raccomando non farti pregare l'acconto, ricordati dell'acconto, ma cominciare da subito. Ah, sì? Ci vediamo stasera in ufficio. Bene. Ciao Trombi, allora ci vediamo tutte stasera. Mi raccomando. Sì, ciao. Trombi, la valigetta. La valigetta. Allora, ci vediamo questa sera, eh? Sì, a stasera. Sì, ciao Trombi, ciao. E il signor Trombi? No, la prega di scusarlo, non ha potuto aspettare. Allora, le segugio? Sì, sono io. E il signor Trombi le ha spiegato di che si tratta? Sì, mi ha accennato, sì. Ah, bene. Ecco, questo è l'anticipo delle spese. Ah, grazie. Sì. Comunque, io sono a sua disposizione. Sì. Allora, mi dica, come si chiama? Chi, mia moglie? No, lei. Ah, Paolo Guarnieri. Professione? Avvocato. Età? Scusi, ma che cosa c'è? Un momento, andiamo per ordine, la prego. Età? 50. E adesso mi dica il nome della signora. Adriana Morlenghi. Età? 30. Veri? Veri. 20 anni di differenza di età. Sono un po' troppi. Cosa ci posso fare? No, dicevo così. E questo potrebbe spiegare molte cose. Ma che spiegare? Ma non spiega nulla, scusi, ma se lei non mi lascia parlare. Parli, ma mi raccomando, esattezza e precisione. Allora, le cose sono andate così. Ieri sera dovevo partire, invece ho perso il treno e sono ritornato a casa. Ho capito. Lei è tornata a casa e ha trovato la sua moglie in compagnia. Ma niente affatto, non ho capito niente. Mia moglie era solista, ma stava seduta lì su quel divano. E che faceva? Niente. Stava con gli occhi chiusi, come se dormisse. Ma allora io non ci capisco nulla, eh. Aspetti, non è finito. Ah, ecco. Allora, la stanza era completamente al buio. Ma lì sul davanzale c'era quella lampada accesa. Ai, signore, qui c'è poco da fare. Io non posso formulare nessuna accusa contro mia moglie e nemmeno posso lontanamente sospettarla. Ma quella lampada accesa mi ha dato fastidio. Sfido, le par poco. Una lampada accesa sul davanzale, di notte col marito partito. Caro avvocato, non vorrei allarmarla, eh. Ma se fossi lei non starei affatto tranquillo, sì. Infatti, per questo ho telefonato. Ha fatto bene. Ma può darsi che si tratta di una coincidenza casuale, di una partenza senza apparenza. Però è meglio non illudersi, specialmente quando ci sono 20 anni di differenza di età. Però bisogna essere preparati a tutto. Sì. Adesso vedremo, indagheremo. Sì. Immagino che lei voglia far sorvegliare sua moglie. Ecco appunto, io ho fra poco parto e mi assenterò circa una settimana. Voglio sapere tutto quello che farà e tutte le persone che avrà incontrato durante la mia assenza. Benissimo, se mi vuol far vedere l'oggetto. Quale oggetto? La signora che devo sorvegliare. Ah, sì. ecco. Ah, bella donna, eh. Al mio caro Lollo con infinito affetto. E chi è Lollo? Sono io Lollo, anche mia moglie ha la mania dei vezzeggiativi. L'ho presa dalla madre. Che bocca! E che occhi! Devono essere bellissimi! Sì, sono bellissimi! Senta, e quando può cominciare? No, la fotografia non basta, eh! Perché, vede, caro Lollo, caro avvocato, sì. Una fotografia, per quanto sia somigliante, può trarre l'inganno. Sarebbe meglio se io la potessi vedere di persona. Sì, ma se mia moglie la vede, capisce tutto. No, non deve vedermi, eh. E ad esempio, dov'è in questo momento? Non lo so, adesso vedo. Adele? Comandi! Dov'è la signora, che cosa fa? Ha finito di vestire. Credo che stia per uscire. Ah, bene, grazie. Senta, adesso esce. Allora facciamo così. Sì. Lei si nasconda.
Ecco, sì. Lei si nasconda di là, così la vede uscire. Ah, c'è un piccolo particolare. Non è sola, esce con la madre. Beh, allora non c'è da sbagliare, la più giovane. Ma niente affatto, la più giovane è la madre. Come? Ma non di età, ti aspetto, vedrà, sembrano due sorelle. Ma ci sarà anche un modo per distinguerle. Ad esempio, che vestito ha la sua signora? Chi lo sa? Senta, comunque facciamo così. Se io do un bacio a mia moglie, così lei non si potrà sbagliare. Allora, eccolo, sì. Si nasconde, si nasconde. Allora, sì. Facciamo la boutique, buona.